Noi qui siamo in un stupendo ambiente, no? Tu hai la tua attività in una zona che non è tanto distante dall'impianto di Salleo, no? Ormai da anni che sappiamo che la vita è impossibile, no? Assolutamente. E anche se tu, chiaramente, per fortuna lì non ci vivi, hai un Ma ci quadro. vivono i miei genitori, Ci ci vivono vivono i i miei tuoi fratelli, genitori. ci vivono tutte le persone a me Ecco. care. Io stesso, insomma, vado lì il giorno a trovare i miei genitori, a visitare. Insomma, la mia attività è lì prevalentemente, quindi io vivo pienamente quel sito, quella zona. Tu conosci molte persone di là, no? Assolutamente sì. Cosa dicono? Ma sono allo stremo. Sono veramente indignate da una parte, intanto allo stremo perché comunque hanno subito e subiscono vessazioni continue, oltre che ma non trovano una via di sbocco, no, alle loro lamentele, alle loro proteste. Vie più che adesso c'è la ferma convinzione, e non so come è possibile, che un sidernese medio, che sia normodotato, possa immaginare addirittura un raddoppio, un ampliamento di quell'area. Io so benissimo che in nome della crisi, del commissariamento, dell'emergenza, si sono perpetrate all'interno della nostra comunità, in Calabria in genere, nella nostra comunità, le peggiori schifezze. E sono convinto che questo sarà il raddoppio di questo e di questo. Io immaginerò anche che magari nel momento in cui inizialmente magari forse funzionerà un pochino questo impianto, laddove, e questo è anche questo è opinabile, e immaginerò che comunque, qualora ci fosse qualche dismissione, qualche problematica da altre siti, tutta la spazzatura sarà convogliata in quell'unico impianto che magari per all'inizio, magari se fa in fase di collaudamento nuovo, magari andrà un pochino bene. Io immagino che comunque lì debba essere assolutamente tutto smantellato e trasferito in alto, anche perché ci sono dei paesaggi lunari a monte di quel sito dove è di Salerno. E poi non è soltanto questo. Immagino che ci siano degli interessi che vadano al di là della difficoltà, delle problematiche ecologiche. Sicuramente ci saranno delle problematiche che noi in questo momento magari non riusciamo a ponderare. Ma dobbiamo tenere in conto che Siderno sarà il teatro, ancora una volta, di interessi e di appetiti di persone che sicuramente ci sono tanti milioni in ballo. E sicuramente ancora una volta Siderno sarà testimone e attirerà personaggi che in tutte le altre parti della nostra Calabria hanno dimostrato di essere, insomma, al limite della normalità, della legalità. Tu lo sai che in quella zona vorrebbero trasferire, diciamo, i rifiuti reflui liquidi del torbido, diciamo, dei comuni di Raggio Joselianico in su. Ma io lo so una cosa del genere, ma quello che, il problema non è che di saperlo, il problema è che esistono dei sidernesi che ancora vanno pubblicizzando e vendendo un sito del genere, paragonandolo a quelli che ci sono nel nord Europa, in Finlandia, in Norvegia, immaginando che ci possa essere lo stesso stile di vita da parte nostra, la stessa considerazione, la stessa gestione di questi macchinari come se ci fosse in nord Europa. Guarda, Qui su. succederà quello che. Allora le faccio un altro esempio, così molto semplice. 30 anni fa, 40 anni fa, quella era la zona più bella forse di Siderno, perché c'era il bergamotto e il gelsomino. A qualsiasi ragazzo, se oggi dovessimo domandare che conoscenza ha di quel periodo là, se immagina che cosa ci potesse, che cosa c'era stato lì, neanche lo sanno. Io sono convinto che fra 30 anni, 40 anni, nessuno si ricorderà più, se facciamo questa cosa, di quello che era il presente, di quello che era il campus, tutte quelle strutture, quelle attrezzature che erano allo stessissimo modo di come è scomparso il gelsomino e il bergamotto. Proprio scomparso, scompariranno anche queste attività e la conurbazione non passerà più tra Siderno, non passerà in altri siti, probabilmente per bonificare altre aree di interessi che in questo momento ovviamente sono sotto gli occhi di tutti e sappiamo tutti quali sono le aree che dovranno essere bonificate. Ha risentito l'economia agricola di quella zona col fatto che ci sono queste sostanze? Assolutamente. Assolutamente, ma non solo l'agricolo, quello che mi interessa in prima persona è dal punto di vista proprio immobiliare, dal punto di vista del valore di quel sito. Io sì e no, io contribuisco e pago, da precisare che nel campus della struttura che mi interessa non c'è un centesimo di denaro pubblico, quello è fatto tutto con energie, sostanze e risorse dei miei fratelli, abbiamo, appunto perché credevamo, ci siamo indebitati fino al 6015. E quindi oggi più di ieri noi siamo conoscenti di quello che non è soltanto dal punto di vista agricolo, ma anche dal punto di vista turistico, alberghiero, ricettivo, quello che Quali è il strutture? danno che noi stiamo subendo giorno per giorno e che possiamo documentare, potremo documentare in qualsiasi In momento. quella zona ci sono
tante altre attività turistiche, Assolutamente. Quindi diciamo. come al nord c'era le gru che comunque inauguravano la parte nord, era il biglietto da visita della comunità desiderata, a sud il campus, il president, tutte quelle belle, era il biglietto da visita, era il biglietto da visita. Adesso quell'area è identificata e ascrivibile al girone dei dannati. Tu sei cosciente che lì quella famosa maledetta puzza contiene sostanze velenose? Assolutamente sì, Perché la assolutamente sì. gente nasconde questo fatto, si parla di puzza in modo molto generico, anche spesso per ignoranza. Noi siamo andati pure al TMB e ho dovuto con gli altri, ma dovuto contestare, dice no, ma lì è puzza. E loro all'inizio stavano nascondendo il fatto che all'interno della puzza ci sono delle Le sostanze sostanze. che. Il problema grosso è che quello che i sidarnesi non hanno ancora capito, che oltre il disturbo olfattivo che abbiamo, stanno assorbendo una quantità, piccola o grande che sia, e il massimo l'ha raggiunto il giorno dell'incendio, che non dobbiamo Assolutamente. dimenticarlo. Ne parlavamo 2 giorni fa, se ti ricordi, Sì. quindi da questa intervista, questa settimana in pratica. È stata questa settimana che per 2 giorni era impossibile vivere in quella zona lì. E Sì, non è la prima volta. l'hanno detto a me che sono proprio, cioè al di là, io non entro nel merito tecnico perché non sono un tecnico, io quello che ho saputo fare l'ho messo in pratica nella mia vita, ho cercato di fare il meglio per me, ovviamente, e per la comunità, ho messo a servizio le mie energie, la mia fantasia e il mio buon cuore a fare delle attività che sono, ahimè, svilite giorno per giorno, e mortificate, e ingiuriate, vilipese e offese da tantissimi sidernesi che tra le altre cose anche, che stanno rappresentando, so, tra le altre cose, anche tra le scuole, tra i movimenti politici che si stanno alternando per le prossime elezioni, stanno vendendo delle cose che intanto non conoscono. E guarda caso, tutte le persone che vendono questa cosa non hanno messo un centesimo in questa comunità, non conoscono quello che è l'investimento all'interno della stessa comunità. Io ho rifatto da pochissimo il campo da calcio, quello che è più vicino il campo di calcio adotto in erba sintetica. Con gli stessi denari avrei investito in qualsiasi altra parte dell'Italia e avrei avuto una redditività altissima. Ripeto, senza alcun centesimo di contribuzione. E vedere che c'è gente, i miei coetanei, gente che viene a giocare anche a calcio, che vende quell'impianto come se fosse la panacea di tutti i mali, la risoluzione di tutti i mali. Addirittura hanno propagandato con un video che ci sarà, c'è aria salubre, come se fosse l'area dell'Aspromonte, come era dell'ozono. Cioè cose incredibili, L'odore di sottobosco, odore di esatto, l'odore sottobosco. A di sottobosco. Siderno sto vedendo delle cose incredibili. Io non penso che nessuno, ripeto, nessun sidernese che abbia un minimo di intelligenza, un minimo di amore per la propria comunità possa passare e vendere quel sito come se fosse la risoluzione di tutti i mali di Siderno. Capisco che ci sono in ballo 42 milioni, ma si possono fare tantissime altre cose con 42 milioni. Magari sanare anche quel posto, all'utilizzo di quella comunità magari che c'è tra Siderno e Lochi, per quelle piccole comunità che magari possono, perché non possiamo buttare così all'area del denaro pubblico, ma è impensabile di poter fare una cosa del genere. Indicativamente in quell'area, tra gli alberghi c'è il campus, c'è il camping, ci sono strutture diciamo gastronomiche. Quanta gente attualmente rischierebbe poi in pratica di dover chiudere? Come numericamente, sei riuscito a quantificarlo? Albero secondo me è l'80% delle persone. Quanto? L'80% Sì, ma delle numericamente, aziende. sai quante persone? Poi ti posso dire che lì al campus, ti parlo della mia realtà, poi non conosco le realtà aziendali degli altri. Al campus lavora il tennis, lavora il calcio, lavorano tutti i ragazzini che vengono a fare la palestra, c'è il calcio adotto. Abbiamo un movimento quando siamo stati a regime, un periodo in cui magari all'inizio si poteva ancora fare qualcosa, noi movimentavamo almeno, c'era una presenza almeno di 200 persone al giorno, tra ragazzini, persone anziane, adulti e quant'altro, minimo. Adesso da quando tra la pandemia, tra questa, il fatto che ormai non è più controllabile, questo non si può assolutamente, abbiamo difficoltà serie a gestire proprio il minimo. E quindi come la mia azienda, ritengo che anche altre, a maggior ragione dove ci sono attività gastronomiche, di ricettività forse più reale, più vera rispetto alla partita di calcetto, l'attività sportiva. Chiudiamo nel senso, tu non dico un appello perché gli appelli sono pochi, il futuro o i futuri consiglieri, cosa gli dici ai futuri consiglieri e il futuro sindaco fra 6 mesi?
futuro sindaco fra 6 mesi, credo di mettersi veramente una mano sulla coscienza e immaginare che lo sviluppo che non può non passare dal canale turistico e della ricettività turistico-alberghiera. Al nuovo sindaco lo esorto ad andare veramente a vivere, a capire veramente le problematiche di quel sito e di quella zona. Ed è inimmaginabile che nei primi 100 giorni, a base di qualsiasi attività amministrativa e politica, ci deve essere la risoluzione di questo problema. E non farsi attirare come specchietto della lodola il fatto che agitano 42 milioni, che ci possa essere una piena risoluzione della corrovia di Siderno impiantando. Io posso fare soltanto un esempio: l'Hotel Presidente di Nord Vicino sta, nonostante tutto, sta reinvestendo, e quella è la vera attività dove reinvestire. Il revamping che loro stanno propagandando è proprio quello, che devo poter incrementare l'offerta turistica. Noi cosa stiamo incrementando? La spazzatura. A neanche 200 gradi, a neanche 200 metri di siti dove veramente dovrebbero rappresentare il fiore all'occhiello di tutta la comunità. E non funzioneranno queste cose, perché non siamo terra dove possono funzionare queste cose. Una precisazione, non è vero che a Copenaghen si possa sciare tranquillamente. Basta cercare appositamente e si dimostra che anche lì hanno migliorato l'impianto. Sono passati da una generazione di 40 anni prima a una generazione attuale. Però le sostanze chimiche escono fuori. E sono sempre le stesse sostanze. Ci si può raccontare quello che vuole. Gli impianti emettono sostanze, molto spesso anche cancerogene.